Allora, onorevole De Biasi, candidata per il PD al Senato, in posizione numero 3 della Lombardia, quindi molto probabilmente la Beh, rivedremo in spero Parlamento. bene che prenderemo voti, È certo. stata prima firmataria insieme all'onorevole Carlucci della famosa proposta di legge sullo spettacolo dal vivo. Il 19 dicembre 2012 si legge, comunicato della Carlucci, che la legge è finalmente stata approvata all'unanimità in commissione, recependo le indicazioni dalla Ragioneria dello Stato. Ma poi cosa è successo? No, è successo intanto che la legislatura è terminata. E quindi, essendo terminata la legislatura, non c'è più stata la possibilità di continuare l'iter, perché una volta che la legge era approvata in commissione, avrebbe dovuto poi passare al Senato per la seconda lettura, le eventuali modificazioni, e poi avrebbe dovuto tornare alla Camera. Quindi è evidente che diciamo, l'entusiasmo dell'onorevole Carlucci, comprensibile perché è stata un'avventura davvero molto lunga, è un entusiasmo però molto di principio, perché in realtà la cosa vera è che la legge non c'è oggi e io penso, l'impegno che io ho preso con tutto il mondo dello spettacolo è che il primo atto che io farò al Senato sarà di ripresentare il testo di legge di riforma con un'attenzione però, aggiornandola e diciamo mettendo quelle parti che per motivi economici erano state tolte in questa legislatura. Per esempio mi riferisco a tutta la parte che riguarda il welfare dello spettacolo, perché è molto importante se si fa una legge di riforma che lo spettacolo sia considerato un lavoro, quindi non esclusivamente una forma artistica di totale rilevanza nazionale e internazionale, vorrei dire, per quel che riguarda l'Italia, ma i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo sono appunto lavoratori e lavoratrici e hanno bisogno di quelle forme di tutela dei propri diritti che oggi non ci sono. Faccio un esempio: io mi sono battuta e sono riuscita a ottenere, assieme ad altri colleghi, finalmente l'indennità di disoccupazione per gli artisti, che voi sapete dal 1939 era preclusa per gli artisti. Vi era una clausola in una legge che diceva l'indennità di disoccupazione esiste per tutti i lavoratori tranne che per gli artisti. Cosa diciamo abbastanza stravagante, ma non troppo in un paese che considera lo spettacolo, quindi la musica, il teatro, il cinema, la danza, considera queste attività come un divertimento e non come un lavoro. Quindi oltre a questa modifica in senso più, diciamo, di attenzione al welfare, quali sono i punti che non funzionano della proposta di legge e che in una possibile vittoria del centro-sinistra verranno rivisti in una Non si chiave più tratta da di, centro-sinistra, ah, insomma? certo, ma non si tratta di rivedere alcuni punti, si tratta di rimettere alcuni punti che erano stati tolti. Rimane e rimarrà sicuramente l'articolo 1 che sancisce una cosa che attualmente non c'è in nessuna legge italiana, e cioè l'esistenza dello spettacolo dal vivo come forma, come parte della cultura italiana ed europea. Informo che non c'è una legge che lo dice, quindi il mondo dello spettacolo oggi è misconosciuto. La seconda cosa che sicuramente resterà è il valore, della dignità dello spettacolo dal vivo e dei suoi lavoratori, altro elemento che oggi non c'è in nessuna legge. Che cosa va rivisto seriamente? Secondo me va rimesso a posto il titolo quinto dell'applicazione del titolo quinto della Costituzione. Noi abbiamo sperimentato nella legge, ed è un fatto molto importante, una corresponsabilità delle regioni e dello Stato, appunto dei soggetti del titolo quinto della Costituzione, per quel che riguarda l'erogazione dei finanziamenti, segnatamente per la destinazione del Fondo Unico per lo Spettacolo. E deve essere molto chiaro che lo Stato dà, ma anche le regioni devono dare, perché non esiste che solo ed esclusivamente una parte della Repubblica sostenga lo spettacolo, l'intera Repubblica lo deve fare. Va rimesso a posto il FUS, nel senso che sarebbe bene riuscire ad arrivare ad una riforma del Fondo Unico per lo Spettacolo, perché per esempio oggi il Fondo Unico per lo Spettacolo comprende anche il cinema e noi sappiamo che il cinema è un'attività industriale, attiene ad una filiera industriale e quindi sarebbe auspicabile che si creasse anche in Italia, sul modello francese, un'agenzia del cinema autonoma che possa avere finanziamenti autonomi e possa soprattutto far valere fino in fondo
fondo il tax credit e il tax shelter, cioè quelle forme di finanziamento, di credito d'imposta diretto e indiretto che sono stati un po' la fortuna in questi anni anche del cinema, perché hanno aiutato davvero il cinema italiano. Contemporaneamente è chiaro che noi abbiamo le fondazioni lirico-sinfoniche all'interno del FUS e abbiamo la prosa, la danza, gli spettacoli viaggianti, il circo e quant'altro, e quindi va un po' rimesso a posto anche un'equa distribuzione di questi finanziamenti. E io insisto su un punto: non c'è paese al mondo che non sostenga, in cui lo Stato, il pubblico, non sostenga la cultura, quindi è giusto che in Italia la cultura sia sostenuta, non assistita ma sostenuta. Detto questo, è giusto che vi sia un'integrazione con il privato, quindi è giusto che vi siano anche finanziamenti privati, ma per avere i finanziamenti privati, come è noto, bisogna operare la defiscalizzazione, e fino a che non si agisce sulla leva fiscale sarà molto difficile che un privato metta i soldi così, per puro mecenatismo. E quindi questo è un altro passo che va aggiunto e su cui devo dire però tutti i governi degli ultimi 20 anni sono passi completamente sordi. Qual è secondo lei la percentuale di defiscalizzazione che può essere applicata in Italia? Adesso al momento è il 19%, ma con delle clausole... Sì, con clausole un po' complicate, ecco, non saprei dire, dipende come saranno le aliquote generali, come è ovvio, perché diciamo la pressione fiscale è molto forte, non c'è dubbio, fin troppo nel nostro paese. Sarebbe un atto, una scelta politica, di indirizzo politico e di prospettiva, decidere che per la cultura si opera un ragionamento differente, e cioè si fa della cultura una zona franca, si fa della cultura finalmente un investimento nel nostro paese e non solo una spesa. Del resto sappiamo che un euro speso in cultura ritorna dai 7 ai 12 euro, quindi insomma, come si dice, come hanno detto in tanti, con la cultura si mangia. E questo è, diciamo, l'altro, il secondo punto che io trovo molto importante, quello delle defiscalizzazioni. Penso anche che ci debba essere un riconoscimento di una funzione pubblica anche dei soggetti privati, del privato sociale, cioè di tutto ciò che non è statale. È professionista ma non è statale, perché io credo che sia importante che il teatro, per esempio la prosa o la musica, vengano considerati un tutt'uno, e che sia importante la funzione sociale e pubblica che riescono ad avere. Da questo punto di vista ritengo che sia molto difficile che si debba togliere quella norma assurda che c'è in un provvedimento, credo, se ricordo bene, nella Spending Review, che definisce teatri pubblici, i soggetti pubblici dello spettacolo, come una parte della pubblica amministrazione. Ma non scherziamo mai. Ma non scherziamo mai, cioè l'arte è un'altra cosa, e sarà bene che anche la ragioneria dello Stato se ne faccia una ragione. A proposito di arte, ci troviamo di fronte all'Accademia di Brera, alla Pinacoteca di Brera. Cosa sta succedendo? Il progetto Grande Brera, che è stato al centro di grandi polemiche, ci dia qualche aggiornamento. Ma dunque, io sono quasi invecchiata ragionando sul progetto Grande Brera, e quasi come la riforma della scuola, no? Sono quei temi e quei problemi che accompagnano una vita intera. Ora spero che arriviamo a un punto importante, perché il progetto Grande Brera è fondamentale. Intanto ci piacerebbe conoscerlo, perché io non è che voglio dire, ma ho fatto diverse interrogazioni al Ministero dei Beni Culturali non avendo grandi risposte in materia. Io vorrei vederlo questo progetto, vorrei capire in che cosa consiste, perché io so quali sono i problemi, noi sappiamo quali sono i problemi, sappiamo che c'è un Expo e sappiamo che un gioiello come Brera sarà un punto di riferimento fondamentale per i visitatori dell'Expo, e guai se non fosse così, ma è chiaro però che va messo a posto. E allora sappiamo che il problema è la ristrutturazione di Palazzo Citterio, sappiamo che il problema è l'ammodernamento delle strutture della Pinacoteca, sappiamo che il problema è il trasferimento dell'Accademia nei locali dell'ex caserma Mascheroni. Sappiamo altrettanto, e non se ne parla mai, che c'è un problema grosso come una casa della biblioteca braidense, che ha ormai spazi esigui contenendo tesori inestimabili. E per tutto questo, allo stato attuale, noi sappiamo che sono stati stanziati 23 milioni di euro, cioè delle briciole. Io pretendo di sapere
che cosa succederà, e qualunque cittadino italiano e milanese deve pretendere la stessa cosa. È un patrimonio troppo grande perché venga buttato nell'illusione. Credo che abbiamo bisogno di certezze. Questi 23 milioni di euro da dove vengono? Sono finanziamenti statali, e ai quali dovrebbero aggiungersi anche dei finanziamenti privati, per quel che risultava dalle scarne affermazioni dell'ultimo ministro dei beni culturali, professor Ornaghi, che quanto a vaghezza anche in questo caso ha preso l'Oscar, perché ha detto vagamente che ci sarebbero stati nuovi finanziamenti. Nella legge di stabilità dell'anno scorso è stato votato, per esempio, che Brera diventerà una fondazione. Allora io vorrei capire, fondazione vuol dire fondazione di diritto privato, vuol dire che vi saranno soggetti pubblici e soggetti privati? Io vorrei sapere quali sono questi soggetti, vorrei sapere quanti finanziamenti daranno, vorrei sapere se il patrimonio pubblico resterà pubblico o sarà privatizzato. Cioè ci sono in campo domande non di poco conto che riguardano il futuro di un bene comune, collettivo, importante, che appunto è la Pinacoteca di Brera e l'intero progetto di Brera. Va bene, allora ci rivediamo in Senato. Sì. Ci promette che riadotterà la legge dello spettacolo. Beh, non mi vede, sono molto battagliera. Mi faccia dire un'ultima cosa sullo spettacolo, perché c'è una parte che si dimentica sempre ma che invece è molto importante, e che è quella che riguarda i giovani e i giovani talenti e le nuove esperienze. Nella legge attuale una delle poche parti sopravvissute era proprio quella, e io penso che dovremmo investire un po' di più sui nuovi soggetti, non necessariamente giovani, anche se sappiamo che molti sono giovani, perché ritengo che la possibilità di avere un punto di partenza comune, di avere pari opportunità di partenza, sia la strada migliore poi per verificare il talento di ciascuno. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi.